Mercoledì 15 giugno 2016. Approfitto dello spazio di Radio Video Blog che utilizzo come aggiornamenti supplementari al sito di lacatevia.it per informare gli amici che solitamente, quotidianamente transitano da queste parti che la carenza di aggiornamenti non è dovuta a una dismissione dell'impegno di seguire le solite cose, le piccole solite cose locali, piccole per alcuni, non tanto piccole per altri. Siamo oramai all'interno dell'inizio dell'estate, della stagione estiva, pre-vacanziera, e quindi volevo semplicemente informare chi segue gli aggiornamenti del sito www.lacatevia.it che gli aggiornamenti con testi e fotografie con informazioni di carattere locale avranno una pausa vacanziera, ma con ciò mi sono posto anche invece l'impegno di seguire in maniera partecipata e attiva da cittadino Enzo D'Onofrio, che attraverso il sito di lacatevia.it vuole partecipare in maniera civica a quella che è questa campagna referendaria che ci porterà ad ottobre a dover andare a respingere o ad approvare le modifiche alla legge costituzionale e alla nuova legge elettorale, un pasticcio di cui sentiamo spesso venire ricattati che se non vince il sì l'Italia si blocca, ma di bugie e di balle in questi mesi ne stiamo ascoltando molte da chi, senza essere stato eletto dai cittadini italiani, sta guidando questo paese, nazione, e che appunto, nonostante dice che non è stata toccata la parte fondamentale della Costituzione italiana, ma sta facendo sfondare una porta verso quella che sarà un preoccupante inizio di trasformazione non più legata a quella che i padri costituenti hanno sottoscritto in maniera che venisse rappresentata in quella carta tutte le componenti rappresentate nelle istituzioni italiane. Adesso non voglio farla lunga, chiaramente si è capito che sostengo la campagna per il no al referendum di ottobre, voluto dall'ex Presidente della Repubblica che dal 1953 ha occupato tutti i posti della carriera politica all'interno delle istituzioni, e il bullo della Leopolda, come a me piace definirlo, ha fatto appunto con la ministra figlia del banchiere di Banca Etruria, insieme a Verdini e a tutta la compagnia cantante, hanno appunto creato le condizioni per portare gli italiani ad una scelta dove, giocando sul disinteresse, sulla disinformazione, si vuol far apparire come una modernizzazione, un'attualizzazione, ecco, questa roba là. Attualizzare, no? L'ho letto sul manifesto del PD a livello locale, a Locate, e si gioca sulle belle parole per cercare di modificare in una maniera preoccupante. Allora, se in America la Costituzione ha resistito e c'è da 200 anni, dove soltanto qualche piccolo emendamento è stato portato nell'arco della sua esistenza, non si capisce perché dobbiamo oggi mettere nelle mani di chi non è stato eletto dai cittadini del popolo italiano uno strumento importante per la salvaguardia della democrazia, uno strumento importante per tutelare i diritti, anche se è vero che molti dei diritti sottoscritti nella Carta della Costituzione italiana poi rimangono sulla carta, ma per responsabilità di chi? Di chi ha in mano la guida di questo paese, di chi si è succeduto in questi lunghi anni nella guida del paese, ai tempi della Democrazia Cristiana, ai governi di centrodestra, di centrosinistra, di centro-centro,
ora non si capisce più di che centro, di che roba è. Però ecco, mi parte questa divagazione, di cui però sul sito di Locati Viva porterò informazioni, sia attraverso la mia pagina Facebook, raccogliendo quelle che sono le voci e gli interventi di personalità autorevoli che ci mettono la faccia e danno la loro voce, il loro contributo di conoscenza per andare anche informati. Certo, non do spazio al sì nello spazio di locatevia.it perché siamo sommersi, subissati dallo spingerci nel cercare di condizionarci ad approvare quello che il signor Matteo Renzi ci minaccia un giorno sì, un giorno no, che se non verrà approvato se ne va a casa, di cui appunto dobbiamo ben stare attenti, perché se conteggiamo e consideriamo tutte le balle che ci ha raccontato fino ad oggi, questa è l'ennesima alla massima potenza. Però intanto ne approfitto anche per questo, perché io quotidianamente i miei due o tre post, essendo dipendente dalla pagina Facebook, mi piace aggiornare quasi come il sito di Locati Viva, se non sicuramente al primo posto metto il sito di Locati Viva come strumento mio personale di espressione, di partecipazione civica e attiva. Quindi volevo appunto approfittare per augurare a chi ci segue, agli amici, ai non amici, a coloro a cui sto sulle balle, che magari pensano che finalmente D'Onofrio si è stancato di rompere i coglioni con il sito di Locati Viva. No, non siamo ancora arrivati a questo punto. Se così viene interpretato questo mio piccolo impegno, purtroppo dovranno subirmi ancora, perché non... giusto per fare una piccola parentesi, un ricordo personale, nel 1974, nella primavera, ho partecipato in maniera attiva, ma nel reale, concretamente, andando addirittura in un paese del sud Italia a fare e a sostenere la campagna per il no all'abrogazione della legge sul divorzio, quella voluta da Loris Fortuna, Baslini e sostenuta ai tempi anche dai radicali. Quindi una passione che mi porto dietro da quando avevo 20 anni, anche meno. Non è che rinuncio, visto che oggi abbiamo la possibilità di utilizzare questi strumenti tecnologici che ci permettono di usare come finestra e di dire quello che si pensa. Certo, a volte lo si usa anche in maniera scorretta, in maniera inadeguata, in maniera uno sfogatoio. Io lo utilizzo così come ho utilizzato fino ad oggi il sito di locativa.it e annesso a questa finestrella di radio video blog e la pagina Facebook, da cui vi racconto anche alcune piccole mie passeggiate, i miei spostamenti, le mie passioni, le mie camminate sui sentieri, nei boschi della montagna. Non sono uno che fa le arrampicate perché non ho più nel fisico e nell'età e non sono appunto attrezzato per potermelo permettere, quel tipo di passione, che anche perché soffro di vertigini. Mi piacciono le passeggiate sui sentieri e nei boschi e anche le camminate in riva al mare. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatevia.it e a tutti voi buone vacanze 2016.